Terminati alla Mezzia Terme i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola nel sesto centenario della sua nascita presso la parrocchia omonima in Via della Pace. I festeggiamenti hanno visto il loro culmine nella giornata del 2 giugno con la consegna della chiave d'oro al santo, la processione per le vie di San Biase ed il messaggio del vescovo Luigi Cantafora. L'annuale celebrazione della festa in onore di San Francesco di Paola, scrivono i padri minimi, si inserisce in questo anno nella ricorrenza di due eventi particolari, il giubileo straordinario della misericordia e i 600 anni della nascita del nostro santo patrono. Come ci ricordano i vescovi calabresi nella lettera pastorale scritta in occasione di questo evento, San Francesco esempio e proposta di misericordia, perché la sua vita e il suo messaggio penitenziale trovano la loro sintesi in questo annuncio. Dio ci vuole bene, non ci abbandona. Sì, è una devozione che affonda le sue radici nella notte dei tempi. Il convento di San Francesco è stato fondato nel 1509, ad appena 2 anni dalla morte dello stesso San Francesco, che qui non è passato, però aveva indicato il luogo andando verso Maida, riconoscendo il luogo sul quale sarebbe edificato un convento. Da allora i frati non hanno mai abbandonato questo luogo, si è creata una sorta di simbiosi tra la comunità civile e la comunità religiosa, che nel corso dei tempi hanno convissuto e hanno collaborato per la crescita di questa comunità. E oggi noi celebriamo praticamente il prosieguo di questa storia meravigliosa, lunga quasi 600 anni, 500 anni di sicuro, di storia intrisa e di comunione con i figli di San Francesco di Paola, che si esprime attraverso questi giorni meravigliosi di festa, dove l'intera popolazione si stringe attorno ai figli di San Francesco, attorno a San Francesco stesso, per chiederne l'intercessione, ma soprattutto perché si riconosce nei valori che San Francesco ha vissuto e testimoniato nel suo tempo. Rinunciò a tutto, però la sua rinuncia era la rinuncia materiale, era per far spazio nella sua vita, nella sua esistenza, al tu del fratello e nel tu del fratello il tu di Dio. Quindi sono i valori tipici della nostra gente, l'essenzialità della vita, l'affetto grande per questa terra, il lavorare per il suo riscatto già fin da allora contro le angherie dei potenti, per cui la gente si identifica immediatamente con San Francesco perché lo sente proprio. Viviamo questi giorni di grazia all'insegna della riscoperta che Dio è Padre di misericordia. Dal contempo accogliamo nella nostra vita l'invito che spesso San Francesco rivolgeva alle persone: correggetevi e pentitevi dei vostri peccati passati, perché Dio vi aspetta a braccia aperte. Uno dei suoi motti era proprio: a chi ama Dio tutto è possibile, no? Per l'uomo che ha riposto il cuore in Dio, così come ha fatto lui nella sua intera esistenza, non esistono no, non esistono fallimenti, perché tutto è grazia, tutto proviene da Dio e a Dio ritorna, e anche il bene che riusciamo a compiere nella nostra vita.